Sindaco Frutta, grande protagonista a Lagnasca, e d'altra parte è quello il territorio cardine, no, per queste produzioni. Sì, Lagnasco è il centro di un'area vasta del Saluzzese, dove viene coltivato il 70% della frutta piemontese, che supera il 30% della frutticoltura nazionale. Quindi è un centro molto importante. Qui sono nati i primi impianti nel 1927, razionalizzati a livello industriale, sono nate le prime organizzazioni di produttori secondo il regolamento europeo, e quindi il posto giusto per far crescere e sviluppare frutti in fiore, cioè proprio quella manifestazione dedicata a questa specializzazione dell'agricoltura, che vuol dire tutto un insieme di cose, vuol dire dalla parte ludica, quella delle famiglie, quella un po' sportiva, ma soprattutto vuol dire tanti espositori che presentano diversi prodotti e momenti di confronto. Importantissimo i convegni che si terranno a dibattere delle nuove tendenze, delle nuove opportunità, l'innovazione, che è sempre una prerogativa importante di questa economia, portata sia dai produttori con varie nuove tipologie, varietà di frutta, e dall'indotto dei produttori di macchine agricole, che continuamente migliorano tutte quelle che sono le lavorazioni sia in frutteto che in magazzino. La cosa più importante, le frittelle di mele, che anche se siamo in quaresima non fanno parte della vigilia. Un'edizione speciale come sempre, siamo arrivati alla 17ª edizione, un'edizione ricca di appuntamenti, ricca di sorprese, sicuramente un'edizione che incuriosirà e attirerà di nuovo tantissime persone. Iniziamo venerdì 12 con l'inaugurazione alle ore 17, piazzale Aspelfrut. Premiamo quest'anno un nostro carissimo amico, nonché organizzatore di Frutti in Fiore, Domenico Sacchetto, premiato della 17ª edizione di Frutti in Fiore. Proseguiamo poi al sabato e la domenica con i tantissimi convegni, tantissimi appuntamenti dislocati in tutto il paese. È divisa Frutti in Fiore di nuovo in tre macro aree: il salone delle tecnologie e attrezzature applicate all'ortofrutta, il mercatino di Via Roma, la piazza Umberto I e 4 addirittura, l'ultima parte al castello. Avremo dei momenti di show cooking, avremo la camminata di Frutti in Fiore con partenza alle ore 10 domenica mattina dal piazzale Aspelfrut, e al sabato sera l'ormai consueto spettacolo pirotecnico dalle ore 21 in via Tapparelli. Insomma, non mancate a questa edizione, fatta per grandi, per piccini, per addetto ai lavori, per curiosi, per famiglie, venerdì, sabato e domenica 12, 13 e 14 aprile a Lagnasco.